Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. С вами Вячеслав Котляров. Вісалюта Вячеслав Котляров. Нелочита ді Харків. Оджі тре івенті дель матіно. Дічинове дзеро кватро до Еміля дічесетте. Квесто фільмато е ла мія гранде опера пропагата нель темпо дебіто. Інформаціоне реза публіка сара шоканте. Компрезі туті квелі, ке ком уна черта транквіліта comprendono la nostra esistenza fisica, fatta nella forma di celle. Ci si può porre la domanda, perché un anno fa l'informazione non è stata rivelata al pubblico? Suppongo, entrai nello spazio mediatico dalla porta sbagliata, presumo che l'informazione sarebbe stata ignorata. È stato fatto in modo tale che la dimostrazione del video sarà resa a migliaia di persone. Praticamente, un anno fa ho messo nella rete il mio primo video con il nome «Qual è la nostra terra in realtà?», dove vi confidavo il nostro reale ordine mondiale. Сейчас уже около 8 утра в Харькове, 25.04.2016. Oggi, quasi le 8 del mattino in città di Kharkiv, 25.04.2016. E ora tratteniamo il respiro. Il nostro pianeta è un centinaia di migliaia di volte più grande di quello che possiamo immaginare. È vero, il nostro pianeta è sferico, ma il suo territorio è incredibile. Su questo territorio si trovano centinaia di migliaia di terre, generalmente cinte da un muro di ghiaccio. Se osserviamo il nostro pianeta dallo spazio, si presenta come le celle di un alveare. Cioè, in ognuna delle celle si trovano delle terre. Passato un anno, l'interesse alle mie conoscenze, in verità alle nostre conoscenze, non è stato smarito, anzi è aumentato decine, anzi centinaia di volte, probabilmente migliaia. In questo video vi presento la vera mappa del nostro mondo. Entrate in sintonia con uno stato d'animo serio. Concentratevi. Perché l'informazione di seguito colpirà le menti più talentuose della nostra cella. Si parte! Dal principio vorrei ricordarvi la spedizione nazista degli anni 40. Questa leggenda ci è stata raccontata spesso. I rappresentanti della Germania nazista si sono recati nelle terre sconosciute e a giudicare dalle mappe loro hanno raggiunto la meta. Qualsiasi perito, cartografo, ingegnere, meccanico, senza molta fatica comprende la veridicità della documentazione. Le mappe sono datate del 1943. Riprendiamole più avanti. Per ora le mettiamo da parte ed cominciamo a osservare la mappa. Che non è la mappa della terra piatta. Questa è la cartina della proiezione azimutale. E qua ci aspetta un momento cruciale. L'America del Nord e del Sud, cosiddetto continente, non esiste. Vi è stato disegnato. E perché? Perché serviva per riempire lo spazio vuoto ed inventare la scienza falsa per spiegarci incongruenze? Vi hanno inventato un gran numero di spazi d'acqua. In realtà la terraferma è piuttosto vasta, più di quanto possiamo immaginare. E ora, stimato ascoltatore e spettatore, osserviamo insieme la cartina del nostro mondo. Thank you.
Sì, assolutamente così, stimato spettatore, si presenta la cella nostrana, la locazione della nostra casa. Probabilmente quelli che hanno visto i miei filmati diranno: fermati, ci avevi spiegato che quelle terre si trovano in altre celle. Studiando le opere mie, al massimo si conclude che io ho disegnato le terre ferme nelle celle vicine, però vi è sempre detto che si trovano vicine tra loro. Mandare in onda questo video prima di divulgare la conoscenza alla gente è stata una attesa necessaria. Le terre esistono e si possono raggiungere a livello fisico e con una facilità tale paragonabile a come possiamo raggiungere le isole più vicine. Il Titanic non è affondato, ha tranquillamente raggiunto le terre vicine. Tutti i passeggeri sono vivi. Il triangolo delle Bermude, che vanta un 50% tra navi ed aerei scomparsi, in realtà hanno raggiunto le terre vicine. Olaf Janssen, dal romanzo Dio fumoso, racconta di un pescatore e suo figlio che hanno visto quelle terre. Il protagonista leggendario del romanzo La terra di Sannico ha raggiunto le terre nominate. Anni dopo i nazisti hanno fondato una colonia su quelle terre. L'ammiraglio Bern con i suoi uomini è stato sconfitto sulle queste rive. Effettivamente, ci sono abbastanza esempi che confermano l'esistenza di queste terre. Ognuno che possiede un mezzo di trasporto buono è in grado di raggiungere queste terre senza alcuna fatica, via acqua, via aria o aggirando, perché i nostri continenti immaginari, Australia ed Africa, confinano come il polo antartico. E per quelle persone che non lo sanno, l'Antartide non è di ghiaccio. L'Antartide è composto da roccia e sabbia. Tranquillamente è possibile raggiungere le terre utilizzando il cerchio interno, fisicamente. Ora ci stiamo avvicinando alla scoperta importantissima nella storia dell'umanità degli ultimi 200 anni. L'Iperborea esiste. L'Iperborea non è mai scomparsa. Gli occupanti non sono in grado di distruggere un posto sacro della nostra cella. Il Monte Meru si trova sempre nel centro. Esiste sempre il frassino Yggdrasil, o come nelle altre saghe, l'albero Jambudvipa. Gli uccelli ogni anno volano in queste terre per nidificare. Questo è un posto magico, il posto della vita, il posto della creazione perpetua. Per una persona semplice, la strada al di là è chiusa, perché avvicinandosi al centro si troverebbe nel mezzo del gelo polare. A questo punto ho finito. Ora, cari miei spettatori, sappiamo perché l'aurora boreale esiste sul circolo polare artico. Perché numerosi ricercatori contemporanei cercano invano di comprendere l'unità di Terra? Loro non sapevano e non sanno com'è il nostro pianeta in realtà. Adesso permettetemi di accomiatarsi. Seguitemi nel video segmenti. E con voi sempre Vyacheslav Katliarov. Mille grazie per l'ascolto. Vi auguro il meglio. Fino al prossimo incontro. Grazie per l'attenzione. Che sia il meglio.